buon tardi Natale! Oggi ci segneremo un tardigrado natalizio. Incominciamo. Allora, facciamo una testa che sembra un pallino. E poi facciamo un osso. Immaginare. Poi fate tipo una linea al centro. Adesso facciamo tanti tipo palline piccole a seguire. Vabbè, comunque non è niente. Quindi prendete così. E fate no, fa troppo ridere. Fate le braccia come faccio io. Cioè non sono le braccia tipo, o non so, come faccio io nel mondo di braccia. E fate così. Non è un buco, ok? Non prendetelo per un buco, tanti miei amici dove c'è o è un buco. E disegnate qua questa cosa, la faccetta del tardigrado. Poi aiutandovi con le linee guida fate come me e fate la faccia del tardigrado vero e proprio. Adesso fate questa linea che sarà il futuro. E fate qui una stella. Che carino! Cancellate qua per fare il maglioncino di Natale ai tantalini. I tartigari come maglioncino di Natale. No, ma sembra una formica! Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace a questo video e condividetelo per vedere altri video tardigrosi come questo. Mi sembra tanto normale, cioè, stranissimo. E adesso possiamo mettere le tasche e qualche altro dettaglio che volete. Sembra più un maiale. Sembra tantissimo un maiale. Adesso facciamo alcuni suoi compagni. Adesso faccio veloce. Non vi sto a spiegare perché avete capito il procedimento. Ma questa le ho fatto le code, potete sbizzarvi con le pettinature anche se sono degli animali o non sono degli esseri umani. Oh, vabbè, questo sembra proprio, non so, mi è uscito malissimo. Potete sbizzarrirvi, come ho detto prima, anche a fare degli accessori, per esempio con scritto Merry Christmas, oppure degli alberi di Natale, un Babbo Natale con le renne qua, un giacchetto, renderla un po' più natalizia. Anche delle gonne, questa qua, con la jeans. Potete decorare i maglioni come volete, basta che poi gli faccio le maniche lunghe, sennò questi muoiono di freddo. Ah, stavo scherzando, i tardigradi possono soffrire pure su Saturno. Proprio, però poi vengono spazzati dai venti 20.000 km orari, quindi ciao! Potete fare tipo anche la terra dove c'è un po' di neve, potete anche il terreno. Adesso, come non vi ho fatto vedere questo, però se non avete una penna stilografica può andare anche bene una penna normale, che è questo. Questo è il pennino, evviva! Adesso incrostiamo e non vi faccio vedere niente. Comunque, c'è un altro video in cui io faccio un disegno. E quello è il disegno, sta là. E se volete vedere il video c'è il link nella descrizione, quindi non dimenticate di andare nella descrizione. E adesso evidenziamo. Cioè, che stavo dicendo? Stavo dicendo prima inchiostriamo, mamma mia come mi sbaglio. Come libro che ha 7.000 errori. Comunque vi do il tempo di scrivervi. Mentre io vado qua a evidenziare, a inchiostrare come volete. 2000 years later. Finalmente ce l'abbiamo fatta! Dopo 200 anni passati a evidenziare è stato un po' lucchino però. Comunque, se non avevate una penna stilografica, potete utilizzare pure quella che si utilizza per scrivere. Però se utilizzate la penna stilografica, fate attenzione a non macchiarvi come mi sono macchiata io.
Comunque, lo so, in tutti i miei video mi trovate con le mani, con le mani macchiate, perché io lavoro tanto per prendere i miei problemi. Comunque adesso è venuta anche un'altra cosa. Colorare. Comunque, fate attenzione che quando fate con la penna stilografica non dovete subito fare con la gomma come ho fatto io. Allora, mi sto corteggiando con il disegno. Io macchierò il disegno, che l'ho già macchiato con un sacco di miei punti digitali. Portate i colori, evviva! Comunque, i tardigradi. C'è una cosa che vi devo dire sui tardigradi. I tardigradi possono essere sia verdi, sia azzurri, e sia arancioni e sia rosa. Voi potete scegliere ogni colore, io scelgo il famosissimo verde. Quindi andiamo. Oh, e sembra Hulk. Vabbè, a me sembra tanto Hulk. A me sembra solo questa cosa. Non so perché, boh. Datemi tempo di scucchiare le mie dita. Commentare questo disegno quando pubblicherò il post e seguitemi e ditemi se è piaciuto questo tutorial, perché è finito. Iscrivetevi al canale sempre, andate in descrizione che magari vedete più quel video e mettete un pollice in su, pollice verde, pollice blu, cosa farai tu? E metti il pollice in su e condividete questo video. Ciao! Ci vediamo al prossimo video e buon tardi Natale!